18:33 è il momento dell'informazione su TV 2000. In apertura la cronaca che ci porta a Napoli, dove ieri si è consumata un'altra notte di follia. La furia cieca di un branco di adolescenti ha mandato un coetaneo in rianimazione. I medici hanno asportato la milza al ragazzo, che oggi è riuscito anche a raccontare i dettagli dell'aggressione. Assurda e immotivata violenza, dice il questore, mentre la mamma si rivolge a tutti con un appello. Chissà, parli. Sentiamo. Gaetano sta bene e questo è il primo spiraglio di luce dopo una notte da incubo per il quindicenne pestato da una baby gang a Napoli, alla metropolitana di Chiaiano. Una furia senza motivo che ha costretto i medici dell'ospedale San Giuliano di Giugliano ad asportare la milza al ragazzo, portato al pronto soccorso dallo zio che gli ha probabilmente salvato la vita. Il ragazzo adesso non dà preoccupazioni perché il decorso presso il posto operatorio è regolare, è stato un intervento di urgenza abbastanza impegnativo perché praticamente si era fratturata la milza in seguito a un trauma dell'addome. Siamo fiduciosi e speriamo bene perché il decorso è regolare. Fino adesso i parametri sono stabili, il ragazzo sta discretamente. Difficile trovare un motivo a tanta violenza. Mamma Stella chiede a chiunque sappia di farsi avanti. Mi sento di dire, se qualcuno ha visto qualcosa, che sporga denuncia, perché queste cose non devono accadere assolutamente, perché mio figlio ci ha rimesso la milza e poteva andare peggio. Calci, pugni, spintoni, non è la prima volta che a Napoli giovanissimi prendono di mira in branco, senza nessun motivo, ragazzi della loro età. Le forze dell'ordine sono al lavoro non solo per trovare i responsabili, ma per evitare che ad Arturo e a Gaetano si aggiungano altri giovani. Questa crudele, immotivata aggressività da parte di adolescenti non appartiene all'età di 15 anni poter essere così feroci, così aggressivi, non rispettosi della dignità addirittura dei propri coetanei. Sul fatto di Chiaiano abbiamo elementi per orientare positivamente le indagini, ma il lavoro è ancora in itinere. La politica adesso, con una campagna elettorale sempre più avvelenata tra inchieste giudiziarie, proposte irrealizzabili e colpi bassi tra le forze politiche, senza dimenticare poi anche la ricerca di alleati sia a destra che a sinistra, con l'unico obiettivo di formare grandi coalizioni. Augusto Cantelmi. Tra polemiche, proposte irrealistiche, colpi bassi e presunti interventi della magistratura, la campagna elettorale diventa sempre più avvelenata. A Torino il segretario del PD Renzi va all'attacco del Movimento 5 Stelle e sottolinea come il Partito Democratico sia l'unica forza di governo. Noi siamo la forza di questo paese e l'Italia ha bisogno di forza, non ha bisogno di debolezze, non ha bisogno di continui strascichi polemici. Al segretario PD, sempre da Torino, risponde il candidato premier dei 5 Stelle Di Maio, che accusa anche il premier Gentiloni di fare campagna elettorale dopo l'affondo contro la sindaca Raggi. Pensavo che Gentiloni avesse rispetto della sua figura istituzionale, invece è sceso nella mischia ad alimentare questa propaganda che serve soltanto per coprire le loro malefatte con le banche. E nel clima surriscaldato della campagna elettorale rompe anche tra smentite e conferme il giallo giudiziario della vendita del Milan di Berlusconi al magnate cinese Yonggong Li. Per la stampa di Torino, la procura di Milano avrebbe avviato l'indagine giudiziaria anche per riciclaggio, ma la stessa procura nega provvedimenti penali sulla cessione del club rossonero. E il quotidiano torinese invece conferma tutto, vicenda che comunque potrebbe incidere nella campagna elettorale. Negli Stati Uniti adesso, a Baltimora, non lontano da Washington, una donna con ancora addosso il camice ospedaliero e sulle braccia gli attacchi per le flebo viene lasciata per strada dagli infermieri dell'ospedale perché non poteva più pagarsi le cure. Immagini che hanno fatto indignare tutto il mondo. Le vediamo adesso con Barbara Masulli. Are you in pain? Questa non è una donna smarrita. Per capire perché si sta lamentando in mezzo alla strada, vicino alla fermata del bus, al freddo, senza scarpe, con addosso solo una camicia da notte, bisogna tornare indietro di qualche minuto. Ladies and gentlemen, I'm at... Lui, Emamu Baraka, si trovava all'esterno di un ospedale di Baltimore, il Maryland Medical Center, e ha assistito a una scena disumana.
Loro sono i portantini della struttura sanitaria e hanno appena accompagnato la signora fuori con 0 gradi, non perché non avesse più bisogno di cure, ma perché non poteva più pagarle. L'uomo con il cellulare chiede al personale del nosocomio: ma vi sembra giusto lasciare questa donna senza vestiti qui fuori? Ma non riceve risposte, gli uomini lo ignorano e vanno via. Is there a supervisor available? Imam Mubaraka torna dalla paziente, che continua a girovagare per strada non sapendo dove andare. La invita a sedersi e poi chiama la polizia. La donna è in stato di shock. Il video ha suscitato l'indignazione del web. Dall'ospedale sono arrivate le scuse. We take full responsibility for this failure. E hanno assicurato che un fatto del genere non si verificherà mai più. To ensure that this type of event does not happen again. E la direzione ha detto, lo abbiamo sentito, l'ha detto di riaccogliere la donna in ospedale, ma com'è stato possibile che venisse cacciata? Purtroppo è molto frequente negli Stati Uniti, dove il sistema sanitario nazionale non è accessibile per tutti. Sentiamo Marco Burini. Gli Stati Uniti d'America sono una delle poche nazioni industrializzate a non avere una copertura sanitaria universale. Il sistema ruota attorno alle assicurazioni, stipulate direttamente dai cittadini o dai datori di lavoro, salvo gli anziani protetti dal programma Medicare e le persone a basso reddito protette da Medicaid. Ma malgrado Medicare, uno studio del 2012 ha rilevato che circa il 25% degli anziani dichiarava bancarotta a causa di spese mediche e il 43% doveva ipotecare o vendere la casa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2014 gli Stati Uniti hanno speso per l'assistenza sanitaria pro capite e in percentuale sul PIL di più rispetto a qualunque altra nazione. Eppure sono solo al 42esimo posto su 224 paesi per aspettativa di vita e, tra quelli ad alto reddito, hanno il tasso più alto di obesità, incidenti stradali, mortalità infantile, malattie cardiache e polmonari, infezioni per via sessuale, gravidanze in età adolescenziale, ferite e omicidi. Obama nel 2010 aveva varato una riforma che, senza arrivare al modello europeo, estendeva decisamente la copertura sanitaria. Una volta alla Casa Bianca, Trump ha provato più volte ad abolire l'Obamacare senza riuscirci, ma la riforma fiscale di dicembre lo ha svuotato dall'interno, eliminando l'obbligo di assicurazione e le penali per chi non sottoscrive una polizza. Episodi come quello di Baltimora rischiano di moltiplicarsi. L'economia adesso, con una buona notizia per i giovani imprenditori del Sud che non si arrendono cercando di far crescere il proprio territorio. Da lunedì, infatti, potranno presentare domanda per ottenere un finanziamento fino a 200.000 euro per aprire un'impresa nel Mezzogiorno. I dettagli con Federico Plotti. Il desiderio di molti giovani, quello di fare impresa nel luogo in cui si è nati, potrebbe non restare solamente un sogno e tramutarsi in una realtà possibile. Neoimprenditori del Sud, giovani con idee innovative e vincenti, fatevi avanti, perché a partire dalle 12 di lunedì prossimo, 15 gennaio, si potranno presentare le proprie iniziative al sito di Invitalia per ottenere le agevolazioni economiche previste dal progetto Resto al Sud, voluto dal governo italiano e realizzato dal Ministero per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno. 1 miliardo e 200 milioni di euro il budget a disposizione, denaro destinato ai giovani che hanno intenzione di aprire e avviare nuove imprese nelle regioni del sud Italia. Si va da un finanziamento di 50.000 euro fino a un massimo di 200.000 se il progetto presentato si avvale della collaborazione di più persone. L'iniziativa è rivolta a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che non abbiano già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non siano titolari di altre imprese attive e che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi 3 anni. Possono presentare la domanda al sito www.invitalia.it, singoli o gruppi di giovani che successivamente alla data del 21 giugno 2017 si siano costituiti o si costituiranno rispettivamente in ditte individuali o società. Come specificato sul bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso, le agevolazioni finanziarie riguarderanno tutte quelle attività che si occupano in particolare di produzione di beni e servizi e non quelle libero professionali e commerciali. E la diocesi di Albano Laziale, invece, in provincia di Roma, ha aperto una casa per ospitare i padri separati. 20 stanze a disposizione dei genitori in difficoltà economiche che non vogliono rinunciare a fare i papà, con il sostegno anche dell'8 per 1000. C'è stato per noi Silvio Vitelli.
mi sono ritrovato fuori di casa, abbandonato a me stesso. È la realtà di moltissimi padri separati che, oltre alla famiglia, hanno perso anche il lavoro. Un nuovo, duro dramma sociale che ha spinto la diocesi di Albano, alle porte di Roma, ad inaugurare una casa per ospitarli, ma non solo. Verranno affiancati da uno psicologo, un legale, un educatore, per tentare di recuperare il rapporto, spesso logorato, con i propri figli. Io mi sono trovato per strada. Per 9 giorni mi sono vissuto sull'N2, l'autobus notturno, l'N2. Dormivo da mezzanotte fino alle 5:30 del mattino. Cioè io personalmente anche mio figlio mi vergognavo davanti a lui, non avevo manco a comprarlo qualsiasi cosa, giocattolo Natale. Sotto il mio naso, sotto lo studio della curia, e vedevo delle persone che parcheggiavano con la macchina e poi andavano con un sacchetto di plastica nel centro di accoglienza. La cosa non mi coincideva con l'automobile, a volte anche non proprio in pessime condizioni. E allora ho chiesto chi fossero queste persone che parcheggiavano con la macchina e mi hanno spiegato che erano delle persone che dormivano la notte in macchina e andavano al centro di accoglienza per la toilette, per pulirsi, eccetera. Questo per me è stato un pugno nello stomaco. La struttura, che si affaccia sul mare, ospiterà 14 padri e prevede in maniera specifica stanze dove papà e figli potranno tornare a vivere insieme. Io non vedo l'ora di riceverli qua e stare con loro almeno un giorno, 2 giorni e rivivere un po' quello che era l'ambiente familiare. E veniamo ora alla saga infinita su Donald Trump. Dopo gli insulti di ieri ai paesi in difficoltà da cui arrivano i migranti e la reazione dell'Africa che pretende le scuse dal presidente statunitense, c'è chi ricorda che proprio un haitiano, un abitante di Haiti, è stato il fondatore di Chicago. Ma Trump finisce nella bufera anche per aver comprato, sembra, il silenzio di una pornostar. Antonio Soviero. Per il medico della Casa Bianca, Donald Trump sarà pure in eccellenti condizioni, provando così a smentire chi specula sulla salute mentale del presidente USA, ma di certo sul piano politico il tycoon più di un problema ce l'ha. L'Iran fa sapere che l'accordo sul nucleare siglato con la comunità internazionale nel 2005 non è negoziabile. L'annuncio arriva il giorno dopo la rinuncia di Trump ad una serie di sanzioni contro Teheran. È l'ultima volta, aveva affermato il presidente USA, a meno che non venga migliorato l'accordo voluto da Obama e che ora lui ritiene essere il peggiore mai firmato dagli Stati Uniti. In attesa poi di vedere gli sviluppi del Russia Gate, Trump finisce nella bufera per altre 2 questioni. Secondo il Wall Street Journal, un mese prima delle elezioni del 2016, l'avvocato del futuro comandante in capo avrebbe pagato l'ex pornostar Stephanie Clifford per il suo silenzio su un rapporto sessuale risalente al 2006, appena un anno dopo il matrimonio con Melania. L'altra vicenda è ancora più pesante. L'Unione Africana pretende le sue scuse per le parole xenofobe, razziste e oltraggiose pronunciate ieri dal presidente USA quando ha definito paesi cesso Haiti, El Salvador e alcuni stati africani. Anche la Chiesa statunitense prende le distanze. Con questo tweet il cardinal Kupich, arcivescovo metropolita di Chicago, ricorda che il fondatore della città fu Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, un immigrato di Haiti. Siamo, scrive Kupich, una nazione di immigrati che ha reso grande l'America. Ed è il momento ora di parlare del prossimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Sud America. Da lunedì sera, infatti, il pontefice sarà in Cile, prima tappa della sua nuova visita pastorale. Non sono poche in queste ultime ore le tensioni che stanno accompagnando il prossimo arrivo del Vescovo di Roma. Tensioni ieri all'Annunziatura per le proteste di uno spaurito gruppo di manifestanti. Alcune chiese sono state danneggiate, ma non solo. Dopo gli incendi in Cile, oggi è stata la volta del Perù con un attacco incendiario a Lima che ha danneggiato la gigantesca statua di Cristo, replica del più famoso Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Prima tappa dunque in Cile, un paese in attesa che Clara Iatosti ha già visitato per noi e nel suo reportage sentiamo il racconto di come alcune realtà locali delle 3 città visitate dal Papa si stanno preparando al suo arrivo. Non mancano le sorprese, vediamo. Hoy Chile se levanta.
Oi Chile se levanta, oggi il Cile è in festa. Tra meno di 48 ore accoglierà Papa Francesco, fratello e padre. Malgrado il tempo non sia stato molto, la macchina dei preparativi si è messa in moto con efficienza. Il paese ipercritico nei confronti di se stesso ha messo in piedi la prima visita papale sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Nella capitale Santiago si è deciso di puntare su una strategia digitale. Pochi gadget, tantissimi volontari e centinaia di video, tutto documentato e trasparente fino all'ultimo peso. Un Cile che ha bisogno di una grande speranza, la speranza che porta il Papa. Emozionate le detenute del penitenziario di San Joaquín per la prima volta che Francesco entrerà in un centro femminile. Lo conoscerò, è meraviglioso, dice Anna Herrera. E poi lui ha scelto il nostro paese, il nostro, è un carcere femminile. Wow, sono fiera di essere cilena. Ci sarà spazio per tutti, gli ultimi nel santuario di padre Alberto Hurtado, il secondo santo cileno, amatissimo dai giovani, che portano in pellegrinaggio ancora la sua camionetta verde. E i migranti, la nuova emergenza per un paese che non conosce il razzismo. E poi il mondo della cultura e quello indigeno, così forte e presente. A Temuco, terza città del Cile, nella regione dell'Araucanía, vivono 700.000 indios mapuche, numero importante rispetto ai 17 milioni di abitanti del paese. Sono il popolo che fermò i conquistadores. Un popolo fiero, un popolo che aspetta anch'esso il Papa. A nord il fascino del deserto più arido del mondo incanterà. Nel Cile dei record, Iquique ricorderà anche gli emigranti lucani che hanno costruito la città. E così il Cile saluterà il Papa. E come sempre TV 2000 seguirà il viaggio apostolico di Papa Francesco in Sud America dal 15 al 18 gennaio in Cile, lo ricordiamo, ecco qui gli appuntamenti in grafica, e dal 18 al 21 in Perù. Ogni giorno seguiremo le tappe del Pontefice e gli incontri con le comunità locali in diretta con uno speciale diario di Papa Francesco a partire dalle 12 di ogni giorno fino alle 24 circa, seguendo gli appuntamenti del Papa ovviamente intervallati anche dalla nostra informazione. Giriamo pagina, ci sono buone notizie per chi utilizza carte di credito o prepagate per comprare su internet. Da oggi stop ai costi di gestione, lo impone una direttiva europea che blocca anche l'aggiunta di commissioni per chi usa le carte elettroniche all'estero pagando con valuta straniera. Sentiamo Luciano Piscagli. Niente più costi aggiuntivi per chi paga con carta di credito gli acquisti effettuati in negozio o online. È il cuore della nuova direttiva europea sui servizi di pagamento che entra in vigore oggi. Scomparirà finalmente quella che finora è stata una vera e propria tassa sulla carta di credito. I commercianti non potranno più applicare sovrapprezzi, ma anche per gli acquisti online di beni e servizi, ad esempio i biglietti aerei e ferroviari o le prenotazioni alberghiere, non potranno più essere imposti costi aggiuntivi per chi paga con carta di credito. Si smetterà in sintesi di pagare per poter pagare con carta di credito e questo farà risparmiare ai consumatori europei più di 500 milioni di euro all'anno. Ma non è tutto. La direttiva europea contiene anche altre novità a vantaggio dei consumatori e la più importante riguarda il furto della carta di credito e gli acquisti effettuati prima della denuncia. Il titolare della carta, in tal caso, dovrà pagare una franchigia di soli 50 euro e non più di 150 come previsto finora. Elaborata per tenere il passo con le incessanti innovazioni tecnologiche del settore, la nuova direttiva mette finalmente ordine nei precedenti interventi legislativi e dovrebbe favorire una maggiore trasparenza nelle transazioni, offrendo anche ai consumatori più sicurezza e una migliore protezione dei loro dati finanziari. E dall'Europa arriva in Italia un fondo di 350 milioni di euro per finanziare i progetti di ricostruzione delle aree private del centro Italia colpite dal terremoto del 2016-2017. I dettagli con Maria Sara Farci. Un accordo da 350 milioni di euro. È questa la somma stanziata dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa per permettere la ricostruzione delle zone terremotate del centro Italia.
soldi che andranno ad alimentare il fondo della Cassa Depositi e Prestiti e che serviranno per finanziare i progetti di edilizia privata. È in assoluto il finanziamento più grande in dimensioni e più veloce nei tempi nei quali è stato reso disponibile per i terremotati degli ultimi anni. Un fondo che dal 2016 ha già messo a disposizione di famiglie e imprese 5 miliardi di euro. Il meccanismo è semplice: chi per colpa del terremoto ha visto la propria casa o azienda crollare o subire dei danni potrà cedere il proprio credito d'imposta e ottenere dalle banche i fondi da utilizzare per la ricostruzione. Mettere a disposizione le risorse, se non tutte, una gran parte di queste risorse per avviare la ricostruzione sembra un'operazione semplice, ma se non c'è questa operazione semplice la fiducia non nasce, anzi la sfiducia cresce. Un'ultima tranche di aiuti era arrivata prima dell'estate con 1 miliardo di euro provenienti dalla Banca per gli investimenti europei. In quell'occasione la BEI stanziò 1 altro miliardo da destinare alla ricostruzione degli edifici pubblici. E 50 anni fa la terra tremava in Belice, il primo evento sismico di grandi proporzioni del dopoguerra con oltre 300 morti. Vi mostriamo un documento inedito. A Santa Ninfa l'allora parroco Don Antonio Riboldi scriveva una lettera per sottolineare la grande opera di solidarietà nei confronti degli sfollati. Allora eccola per la prima volta in televisione con Vincenzo Crienti. Una storia dentro la storia di un terremoto disastroso che portò morte e distruzione in Belice nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 1968 e il racconto ancora vivo nella popolazione della Sicilia occidentale di quei marinai che dal mare si sono spinti nell'entroterra siciliano per aiutare, soccorrere e alleviare le sofferenze della gente di quei piccoli paesi devastati. Fu un intervento complicato e complesso, innanzitutto per la configurazione geografica del territorio e soprattutto per l'entità del sisma. Fu costituito un dispositivo aeronavale formato da navi, da elicotteri che portarono immediatamente i soccorsi e da uomini che operarono a terra. Il territorio e la zona nella quale la Marina focalizzò il proprio intervento fu quello di Santa Ninfa, dove venne costituita innanzitutto una tendopoli nominata Maritenda, un ospedale da campo ed una cucina da campo. A Santa Ninfa, in provincia di Trapani, è stata scritta una pagina di umanità documentata da una lettera, quella di Don Antonio Riboldi, futuro vescovo di Acerra, allora parroco di Santa Ninfa. Una lettera che abbiamo ritrovato presso il nostro archivio, nell'ufficio storico, che proprio sottolineò e rimarcò all'allora capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Michelagnoli, proprio l'impegno umano e di solidarietà dei nostri marinai intervenuti. Era l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale. Tutti gli aggiornamenti tornano alle 20:30. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento.